Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo giunti al terzo episodio della carriera su FIFA 17 col nostro Manchester United. Qui nel frattempo è andato in salvaschermo. Ragazzi, vi ricordo subito, prima di andare avanti nel video, di lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie. Oggi ragazzi abbiamo la seconda partita contro il Ponte Preta con il nostro Manchester nel trofeo dei campioni. Quindi andiamo subito a vedere la formazione del match. Eccoci giunti ragazzi nelle formazioni. Ho fatto un po' di turnover, ho messo Young al posto di Depay, Rashford al posto di Ibra e Lingard al posto di Martial. A centrocampo ho messo Herrera, poi ho messo Mata e poi infine ho messo Schweinsteiger. Quindi ho tolto Rooney, ho tolto Pogba e ho tolto Fellaini. In difesa ho messo Rojo al posto di non mi ricordo chi ora. Poi ragazzi, la difesa centrale con Blind e Jones è stata cambiata al posto di Smalling e Bailey. Valencia al posto di Darmian, De Gea è rimasto, quindi uso De Gea. Ragazzi, andiamo ora subito nel secondo match di questo trofeo dei campioni. Lingard, subito, un po' di uomini, Lingard, bravissimo, pallone dentro, Young ancora, cross dentro, colpo di testa, fuori di pochissimo di Rashford. Abbiamo subito sfiorato l'1-0 ragazzi con Rashford. Rivediamo che colpo di testa, fuori di pochissimo. Subito pericoloso Rashford. Ponte Preta che avanza. Il tiro del Ponte Preta, De Gea. Rolm, pallone dentro, Blind. Per fortuna non sbaglia l'intervento. Attenzione ancora. Il Ponte Preta al tiro. Ancora deviazione, ragazzi. Sta attaccando il Ponte Preta. Schweinsteiger. Ora Lingard. Lingard. Dentro. Bello il pallone. Verso Rashford, c'è il gol di Rashford. C'è il gol di Rashford. Passiamo in vantaggio. Con Rashford. Il ragazzino, ragazzi, l'ha messa in rete. Grandissimo gol. Guardate qui, combatte col difensore e poi a tu per tu col portiere. 1-0 per noi, grande gol. Rivediamo che coordinazione di Rashford. 1-0 per noi, ragazzi, siamo in vantaggio. Young, dentro, per Herrera. Tiro di Herrera, 2-0. Raddoppiamo. Raddoppiamo. Così, ragazzi, 2-0 per noi Herrera. Raddoppio nel giro di pochissimi minuti, chiudiamo probabilmente il match. Grandissima azione qua, guardate Young, scatto, apre, benissimo Herrera, solo, tiro, è grande gol, 2-0 per noi ragazzi. Guardate qui che tiro di Herrera, 2-0 Manchester. Herrera, ancora Herrera, pallone messo dentro, c'è il colpo di Mata. È miracolo del portiere, vicinissimi al 3-0 ragazzi. Il Ponte Preta ha subito un contraccolpo fortissimo a livello psicologico dopo questo 1-2. Ancora Rashford, pallone ancora dentro, il tiro ancora, palla che rimane lì ancora Mata. E si conclude qui un primo tempo ragazzi, dopo un inizio equilibrato 1-2, eccoci qui nel frattempo con l'espressione molto fiera e soddisfatta. 1-2 terribile di Rashford ed Herrera. E ora andiamo a vedere come andrà il secondo tempo, nel quale possiamo anche cercare di gestire. Rashford ancora. Si gira, tiro di Rashford impallato. Palla che rimane lì fuori. Herrera vicinissimo alla doppietta. Ragazzi, pensavo fosse gol sinceramente. Stavo già esultando. Guardate qui di controbalzo, pallone fuori di un non nulla. E guardate, ecco la mia stessa reazione. Sono proprio io. Guardate Pinco, si è arrabbiato. Giustamente. Pallone fuori, Herrera, si gira, Herrera si smarca il tiro, rimpallato, ancora Mata, il tiro di Mata fuori, fuori di pochissimo ragazzi il tiro di Mata, Juan Mata, guardate controllo, tiro di prima, fuori di pochissimo la palla, ha fatto la barba al palo, ancora Young, cross dentro, Young, dentro, Mata, il miracolo di Guacho, Mata, anche se non è la sua specialità il colpo di testa, è andato vicinissimo al 3-0. Guardate Juan Mata, bello stacco. E l'ha data praticamente addosso al portiere. E allora cross dentro. Colpo di testa. Palla che rimane lì il tiro. Nulla da fare poi. C'è il difensore che blocca tutto. Ancora palla per il Ponte Preta che sta provando ora ad attaccare. Il Ponte Preta all'improvviso. E il tiro del Ponte Preta, De Gea. Vi ricordo, offerte 83 milioni e mezzo dall'Arsenal per De Gea. E non l'ho ceduto. E giustamente ora fa vedere il perché. Mata, pallone dentro ancora. Herrera, bello il pallone. Per Rashford il tiro.
fuori. E qui, su questa azione c'era fallo, l'arbitro fischia alla fine. 2-0 ragazzi, partita portata a casa. Secondo tempo l'abbiamo abbastanza gestito, più abbiamo fatto qualche tiro. Vittoria comunque meritatissima. Ok ragazzi, allora questa qui è la classifica. Vedete, noi abbiamo 6 punti, Amburgo 4, Ponte Preta 1, Racing Club 0. Quindi siamo già qualificati per le semifinali. Giocheremo appunto con l'Amburgo soltanto per vedere chi sarà il primo e il secondo del girone. Ragazzi, vi ricordo che abbiamo ancora in ballo l'acquisto di Thiago Silva, di Romagnoli, di Vardy e di Jordi Alba. Quindi avanziamo e vediamo cosa accade. Allora ragazzi, attenzione, Milan, offerta accettata. Abbiamo valutato la vostra offerta per Alessio Romagnoli. Acquisto e... ok ragazzi, allora possiamo acquistare Alessio Romagnoli. Io per ora lascio bloccato il tutto e aspetto prima di vedere cosa possiamo fare anche con Thiago Silva. Ragazzi, attenzione, Jordi Alba, offerta accettata, quindi questo potrebbe essere il nostro primo colpo di mercato. Conferma. Ok ragazzi, attenzione, nuovo giocatore in arrivo. Ragazzi, primo colpo del mio calciomercato, lasciate subito un like perché abbiamo Jordi Alba, uno dei più forti terzini sinistri al mondo, nel Manchester United. Quindi il messo a segno, il primo colpo. Ragazzi, qui ci è arrivato un'email da Alfonso Cano che praticamente ci cercherà sempre di coordinare il lavoro al club con quello magari possibile delle offerte delle nazionali. Attenzione ragazzi, giocatore venduto. Abbiamo venduto Phil Jones al West Bromwich per 12 milioni e 500 mila, di cui 10 milioni sono stati destinati al calcio mercato. Attenzione ragazzi, James Vardy, offerta accettata. Allora ragazzi, dobbiamo parlare ora con lui per lo stipendio. Richiesta del giocatore, lo stipendio è di 150 mila. Io direi di darglieli, va bene. 3 anni, ruolo possiamo dire giocatore importante della prima squadra. Ok ragazzi, attenzione, vediamo se riusciamo a chiudere anche con Vardy. Attenzione ragazzi, offerta accettata anche per Thiago Silva. Vediamo le richieste del giocatore, sono di 230 mila. Per 4 anni è giocatore chiave ovviamente ragazzi della prima squadra. Inoltre avevo un'altra idea per il centrocampo, ve la voglio dire, volevo cercare di comprare Marco Verratti, quindi sarebbe questa la mia idea, cioè prendere Marco Verratti a centrocampo, che sarebbe così un regista basso al posto di Fellaini. Questa è l'idea che vi dissi nello scorso video, fatemi sapere se a voi può piacere, però dipende ragazzi da quanti soldi ci avanzano dopo questi colpi di calcio mercato. Allora, ragazzi, quello che ho giocato è Riley, mister, vuole giocare questo ragazzo, Joyce Riley, 19 anni, terzino sinistro. Ora vedrò se dargli opportunità, anche perché vorrei fare debuttare magari lui o Jordi Alba. Devo scegliere. Young, ho visto anche il professore dei convocati e ho notato che il mio nome è fra le riserve. Sto giocando bene, vorrei sfruttare questo momento. Ragazzi, Young potremmo anche farlo giocare di nuovo, perché effettivamente l'ultima partita ha giocato bene. Eccoci ragazzi alla formazione per questa ultima partita contro l'Amburgo. L'attacco è lo stesso della partita precedente con Rashford, Young e Lingard. A centrocampo faccio fare il debutto a Schneiderlin. Ragazzi, dietro come CDC ho messo questo ragazzo Mensah, che potrebbe essere interessante, e Carrick al posto di Pogba. Poi ragazzi, ho deciso di accettare Riley, abbiamo Jordi Alba in panchina, magari lo usiamo per partite più importanti. Riley gli voglio dare un'opportunità, anche perché poi non giocherà più. Blind e Bailey in difesa, visto che Jones ormai l'ho venduto, aspettando Romagnoli o Thiago Silva. Varela, che ho richiamato dal prestito come terzino destro, e De Gea in porta. Ok ragazzi, andiamo nel match. Attenzione all'Amburgo, il tiro De Gea ragazzi, l'Amburgo pericolosissimo, che filtra, Rashford è solo, Rashford 1-0, passiamo in vantaggio con Rashford. E allora eccolo qui ragazzi, il gorilla Rashford, che grande, guardate com'è filtrato, cioè l'oraccio, guardate qui, sbagliano solo, e guardate, bellissimo gol, 1-0 per noi, non poteva sbagliare Rashford, guardate qui, ha trascinato il piede quasi, 1-0 per noi. Attenzione Lingard, pallone messo dentro, colpo di testa fuori, qua ancora Lingard, dentro Carrick, Rashford ha visto lo scatto dentro, Schneiderlin 2-0, raddoppio che arriva, calma, siamo tutti calmi ragazzi, perché è 2-0 Manchester,
guardate qui che bella azione, Schneider lì non poteva sbagliare, 2-0, guardate, era praticamente solo contro il portiere, 2-0 per noi ragazzi, raddoppiamo con il Manchester. E si conclude qui ragazzi il primo tempo, un primo tempo dominato dopo un buon inizio da parte dell'Amburgo. Vedete la faccia di Pinco abbastanza tranquilla, abbiamo giocato bene, siamo in vantaggio 2-0, proverò a fare come nella partita precedente nel gestire il secondo tempo. Cross dentro, colpo di testa di Bailey, traversa, pallone che rimane lì e non riusciamo a metterla dentro ragazzi, vicinissimi al 3-0 con Bailey. Young ancora, ha fatto tutto bene da solo Young, cross dentro anticipato. Eh sì ragazzi, volevo fare un GDM, sti cazzi, gol della merda mancato. Però poi viene saltato ancora l'Amburgo, allora ancora l'Amburgo, pallone dentro, c'è il gol del 2-1 all'84esimo, accorcia le distanze l'Amburgo ragazzi. È stata una bella azione qui a vuoto, non ho visto chi, 2-1, dobbiamo fare attenzione, attenzione qua, il tiro, la traversa ragazzi, non so se l'ha toccata De Gea. E finisce la partita ragazzi. Dopo il 2-1 hanno avuto quell'occasione sulla punizione e dopodiché non è successo più nulla. Hanno provato a portarsi sul pareggio ma non ce l'hanno fatta. Ci portiamo a casa anche questa partita, 2-1, terza vittoria consecutiva per il Manchester targato Pinco Pallino. Allora attenzione ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Matteo Darmian dal West Ham di 17 milioni. Ragazzi io sinceramente rifiuto l'offerta, perché anzi ne evito pure ulteriore, perché terzini destri stiamo bene così, non voglio vendere nessuno. Ragazzi attenzione, premio torneo, abbiamo avuto altri 2.500.000 euro per il calcio mercato per aver passato al primo posto il girone di qualificazione del trofeo dei campioni. Allora attenzione ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta per Mensah, il giovane che abbiamo fatto debuttare nella scorsa partita. Vediamo il Nantes. Ragazzi io direi di accettare l'offerta, diamo questo ragazzo in prestito perché può crescere bene, quindi accetto di darlo in prestito Mensah. Ragazzi attenzione, allora Romagnoli offerta accettata. Ragazzi allora attenzione, possiamo anche Romagnoli ha accettato, abbiamo anche James Vardy, accettiamo l'offerta di Vardy nel frattempo. Abbiamo accettato Vardy, attenzione. E ora ragazzi accettiamo l'offerta anche di Thiago Silva e lasciamo perdere Romagnoli. Ok ragazzi, abbiamo fatto i 3 colpi di mercato che avevamo stabilito all'inizio. Con questo si conclude il terzo episodio della carriera con il Manchester United. Abbiamo quindi comprato Thiago Silva, Vardy e Jordi Alba. Ragazzi però ha lasciato perdere Romagnoli, lo potremo provare ad acquistare più in avanti. Stessa cosa per Verratti, in quanto ormai è tramontata l'idea, visto che siamo rimasti con un solo 1 milione di euro, potrei ragazzi sempre provare a comprare nel mercato invernale, non so quanto mi daranno di budget, o nel secondo anno col Manchester. Abbiamo nel prossimo episodio la semifinale contro i Boca Juniors, che è arrivata al secondo posto dietro la Juventus, e quindi avremo la semifinale. Come sempre ragazzi vi invito a lasciare un like, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate, se volete condividete il video, qui sotto ragazzi trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, consigliatelo anche a tutti i vostri amici. Qui da Angelo83 è tutto, ci vediamo mercoledì alle 14 col quarto episodio della carriera allenatore, e ciao gamers!